Siamo prontissimi con i Cucinando con MD, c'è puntualmente Chef Ferio. Buongiorno Chef. Buongiorno, buongiorno a te Mary. Siamo prontissimi ed è vero per un piatto diverso, leggero stasera, con una marcia in più. Cosa ci prepari? Filetti di branzino al pesto di pistacchio e li accompagniamo con un peperoncino passato in padella, verde, sì, aglio, olio e peperoncino. Semplicissimo, semplicissimo. Quindi abbiniamo la dolcezza del pistacchio e la tenacità del peperone con il peperoncino, l'aglio e tutti i suoi sapori. Bravo chef, ci piace questo abbinamento. Da dove partiamo? Da dove partiamo? Sempre dalle padelle antiaderenti. Una ci serve per il contorno, l'altro per i filetti. Quindi oggi un secondo piatto, protagonista i filetti di branzino, ma con un contorno previsto per la cena. Con un contorno corposo, potremmo dire, chef Ferio, ma sì, classico, per bilanciare quello deciso. Che è la delicatezza del branzino. Poi. Allora, peperoncino a me piace bello piccante, Mary, quindi mi aggiungo una bella quantità, una bella dose di peperoncino. Quindi noi abbiamo già provveduto alle nostre spezie, ne abbiamo in quantità. Che non mancano mai naturalmente. Bravissimo. Nella nostra cucina. Quindi andiamo a pulire i nostri peperoncini. Semplicissimi, meglio da pulire. Quindi gli togliamo i semini, vedi? Li lasciamo così interi? No, assolutamente. Li tagliamo? Sì, ne puliamo ancora qualcun altro. Vedi? Poi se li lasci in bagno nell'acqua, i semini andranno via da soli. Ma siccome noi tutto questo tempo non l'abbiamo, ci penso io. Vedi? Questo è un servizio che si può fare la sera davanti al camino. Davanti al camino, esatto. quando sono quelle giornate fredde fredde. Già ti ci vedo vicino al camino a pulire i peperoncini. Oh, ti prego, no. Tutte le sere Mariu lo fa. Ma questo è un tuo sogno. Tutte le sere Mariu, se la volete, la trovate vicino al camino a pulire i peperoncini da servire il giorno dopo. Esatto, esatto. Io ho scelto questa ricetta perché proprio lei me ne parla sempre tutti i giorni. Vabbè, perché cioè, non so cosa altro fare. Allora dico, chef, occupa il mio tempo. Pulisce i peperoncini. È un'immagine proprio. Sì, Mariu con lo scialle, sai, il cappuccio di lana. No, invece Mariu la trovate tutti i giorni qui con noi, sì. Pulisce i peperoncini solo vedendomi pulire, brava. Chef Ferio. Quindi magari ecco posso un giorno forse una seconda vita, ma poiché io abito nascerà cuoca, ma poiché io abito davvero due passi dal ristorante di Chef Ferio mangiando sul serio, questa è una problematica che proprio non mi pongo, chef, quindi tutt'al più posso ma i peperoncini te li porto io, servono a me i peperoncini, ma da pulire? Sì, no io. Chef, con tutto l'affetto, tutta guarda, però la buona volontà. Ce l'ho questa visione, tu ce l'hai questa visione? Tu vicino vi prego, fuoco. Ditemi che questa visione non appartiene a anzi voi. Facciamo una cosa, stasera ti fai un selfie vicino al sì, camino sì. Con mentre okay. Tu allora facciamo una cosa, tagliamo anche questi altri tre, chef, io li riporto fino a casa già per i puliti e fingo. Allora, i peperoncini stanno in cottura, adesso arriviamo. È duro da aprire. Quindi taglio dei peperoncini, l'avete a julienne, semplicissimo, julienne, esatto. Sottile. Allora Mary, abbiamo deciso di usare un filetto di branzino che è già pulito. Bisogna fare pronto, ben poco. Pronto da pulire, da cucinare, vedi? Quindi che facciamo? Li facciamo. Lo sfilettiamo di modo che non si arricci. No, li facciamo. Dei taglietti. Dei taglietti, brava. Sulla pelle in modo che non si arriccia, perché vedi? L'hai detto anche una volta scorsa, quindi mi sono ricordata di questo passaggio, quindi non dico bugie, vedi? No, io mi ricordo per questo motivo e la verità non ho ancora provato. Ed è magari vero. L'avete provato voi, quindi e questa cosa è vera. Facciamo dei taglietti così, però guarda. Mi ricordo, quindi se dovesse capitarmi un filetto di branzino in modo io se vi dovesse capitare non perché a lei è una cosa improbabile, piuttosto. Ma non è vero, cucino sempre. Tutti i giorni. Tutti i giorni. No, tutti i giorni, però.
Allora, peperoncino, fuoco vivace, bello, eh? Si deve appassire, bello piccante, già sale il pungente del peperoncino. Mary, per realizzare questa ricetta, ha fatto diverso, in modo diverso, con pesto di pistacchi, semplicissimo. Noi che facciamo? La mettiamo prima in padella, vediamo, alziamo un po' la padella, abbiamo ancora qualche minuto disponibile, quindi... Quindi cos'è che olio bollente. Insaporiamo il pezzo di rosoliamo prima la parte non dal lato della pelle. Non dal lato della pelle. Non dal lato della pelle, quindi dal lato della polpa. Lo rosoliamo, aspettiamo l'olio, avevo dimenticato di accendere sotto. Tolgo l'aglio. Lo senti il pungente del peperoncino? E l'odore tenace del peperone? Sì, è un buon odore quello che prevale quest'oggi nella nostra cucina. Quindi attendiamo questo momento di cottura, perché c'è un passaggio, il chef Ferio spiegava, molto importante, che non potete perdervi. Quindi prima andiamo a cuocere la polpa. Esatto. Poi che cosa accadrà? Perché c'è comunque il pesto di pistacchio che dovrà essere utilizzato. Non so in che maniera. Mary, questo è un piatto semplice, 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 semplice. Perché i peperoncini andranno, anzi te lo dico dopo, va, non voglio... Non vuoi svelare ancora la sorpresa, la curiosità, quindi restate ancora con noi, non andate perché, via. Anzi, te lo perché chiedo, è un passaggio come importante. Useresti i peperoncini in questo caso? Perché queste domande così difficili? Che cosa? Come useresti i peperoncini? No, spiegati meglio, come userai, in che modo? I peperoncini li useresti come contorno, come copertura... No, come contorno, e invece no. Ma servono come contorno, ma ne faremo un uso. Io ho capito, una sorta di cordon bleu. Bravo, bravo. Ma che brava! Io questa donna l'amo. Sta diventando bravissima. Sta diventando bravissima. Però l'intuizione mi è arrivata telepaticamente, però voglio capire adesso come vado a preparare tutto. Quindi vediamo, vediamo. Allora, Mary, semplice. La spigola ha una cottura brevissima, quindi già a questo punto possiamo dire che è cotto. Esatto. Non l'abbiamo salata in superficie perché il nostro pesto è già saporito. Esatto, un sapore non di sale, ma al suo sapore già intenso. Esatto, quindi non necessita di salinità. Esatto. Quindi gli aggiungiamo un po' di prezzemolo. Tra poco non vi preoccupate che ripercorriamo la ricetta, perché mi rendo conto che chi si sia sintonizzato solo adesso può avere qualche difficoltà, però ci sono le nostre pagine social, c'è Mattina 9 su Facebook dove potrete ritrovare questa ricetta dopo le 14, siamo in diretta streaming, c'è questa ricetta ma tante altre, per cui a portata di click potete rivederla, perché più ne siamo e meglio è. Quindi condividetela anche per i vostri amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici. Allora, Mary. Invece sulla ricetta, l'hashtag ricetta del giorno sulla nostra storia Instagram tra pochissimi. Allora, in verità questo piatto nasce un altro senso, spigola orata al naturale e al posto dei peperoncini apopaccella. Ah, papaccella, faceva sempre papaccella. Mia nonna. Quindi quel sapore intenso di aceto, quindi io l'ho diversificato, l'ho resa un poco più leggera. Rispetto alla ricetta quindi originale. Abbiamo cotto prima la parte padella della polpa, antiaderente, quella... un filo d'olio prima al lato del, non, dal lato della polpa, poi il lato della pelle. Abbiamo disteso il pesto di pistacchi, semplicemente non abbiamo profumo. Salato né pepato. Esatto, volendo vi ripeto possiamo eliminare il pesto di pistacchi e aggiungere le papaccelle insieme ai peperoncini, che dà quel sapore intenso verace, diciamo, dai. Allora, i nostri peperoncini saltati in padella, appena 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 scottati. Vedi? E che te lo dico a fa, Mari? Che bontà, che profumo, che sapore. Avete mai immaginato di ritrovare un filetto di branzino così poi preparato? No, questa è davvero una sorpresa anche per i vostri guarda, familiari. Guarda, molte volte... Cosa pronto? Che cosa mi prepari stasera? Guarda, ho pensato ad un filetto di branzino e brava. Due peperoncini. Ma no, ma non mi piace! E infatti, vieni, ti aspetto questa sera. Esatto. Ed ecco lì la sorpresa. E infatti, Caspiterina! Noi li stupiamo
anche con l'impiattamento. Per dirvi, perché in un classico impiattamento avremmo messo la spigola da una parte, il peperoncino dall'altra e avremmo fatto. E ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Mentre in questo caso abbiamo creato una mille fogli, un cordoblé come l'hai chiamato tu. Ma guarda, è una meraviglia, è la meraviglia delle meraviglie. Quindi... piatto semplice da servire anche come antipasto. È eh? Vero, ma ti hanno mai detto che sei sbalorditivo, stupefacente? Tutti i giorni tu, solo tu. E in realtà se lo dico io è perché lo dice il nostro pubblico, che è affezionatissimo al momento del Cucinando con MD, è affezionatissimo al nostro chef Ferio, lo chef di Mattina 9, di Canale 9. Grazie chef, grazie davvero a te, di cuore. Mary, grazie a tutti voi che mi ispirate per questi piatti. Noi ci ritroviamo da lunedì a venerdì, stesso orario, con chef Ferio. Non perdetevi le ricette, ma ripetiamo, le ricette le trovate sulle nostre pagine social di Mattina 9. E poi invece chef Ferio al suo ristorante Mangiando sul Serio a Nola, laddove troverete in realtà questa sua richiesta, ma tante ghiottonerie. E anche lì, con il più ne siamo, meglio è. Esatto. Grazie chef. Grazie a te, Mary. Un bacio.